Sì, grazie Presidente. Parliamo di un evento sportivo che è il secondo evento sportivo su strada dopo la Maratona di Roma che ha natura origine pubblica, ovvero la cui decisione di dare vita a questo evento viene appunto da un atto del Comune. Il Comitato Promotore della Maratona fece questo atto 25 anni fa per la Via Pacis. Questo atto è più recente, di un paio di anni fa, però fondamentalmente parliamo di una tipologia di evento che ha stessa origine e stessa natura. E quindi per questo motivo va affidato, così come la Maratona, tramite un bando pubblico. E 2 anni fa, ormai sono passati quasi 2 anni, presentai una mozione analoga appunto proprio sulla Maratona, mozione sulla quale, bando anzi, sul quale ci furono ricorsi. C'è stata quindi una sentenza del TAR e poi del Consiglio di Stato che ci aiuta a capire per quale motivo anche la mozione di oggi è giusta. I giudici del TAR hanno detto che l'affidamento a un soggetto terzo tramite una procedura aperta è frutto di una ponderata e corretta valutazione dell'assunzione pubblica della manifestazione, e che dovrebbe quindi essere imposta quantomeno ad una selezione comparativa, trattandosi di attribuire a privati chiari vantaggi economici e competitivi. Inoltre, sempre il TAR ci ricorda che la Federazione di Atletica Leggera, la FIDAL, è un ente che ha una doppia natura, privatistica e pubblicistica. E quindi, in quanto ente di natura pubblicistica, la FIDAL fa parte del Comitato Promotore. In quanto ente di natura privatistica, per quanto riguarda la Via Pacis, la FIDAL ha organizzato le prime 2 edizioni della corsa, organizzerà anche la prossima, ma appunto quando opera come organizzatore opera come un soggetto privato, motivo per cui dovrebbe eventualmente partecipare a un bando. Sempre i giudici del TAR ribadiscono che è una situazione di anomalia, quella nella quale invece in maniera sostanzialmente immotivata l'amministrazione comunale dovesse consentire l'organizzazione diretta di un evento da parte di un soggetto che agisce con fini privatistici, precludendo al soggetto pubblico l'acquisizione delle risorse, quantomeno sotto il profilo del corrispettivo della concessione, che potrebbero derivare dallo svolgimento di una manifestazione di tal portata. I giudici del Consiglio di Stato ricordano che appunto il ricorso a una gara pubblica costituisce doveroso strumento di apertura al mercato, idoneo a garantire la necessaria concorrenza per il mercato attraverso l'attribuzione dell'esclusività dell'organizzazione dell'evento per la durata del relativo affidamento. Motivo per cui con questa mozione chiediamo alla Giunta di impegnarsi ad attivare quanto prima le procedure per giungere ad un bando pubblico per l'assegnazione di questo evento. Grazie.